I giornali, quelli che possiamo ancora chiamare così, per evitare di prendersi la responsabilità di dire le cose come stanno, hanno inventato il giornalismo due punti virgolette. Aprono il microfono, aprono le virgolette, uno spara 20 minuti di cazzate, chiudono le virgolette, ringraziano e portano a casa. Questo non è giornalismo, questo lo può fare un'asta del microfono. Noi possiamo essere sostituiti tutti da questo aggeggio, se non ci mettiamo qualcosa di nostro. Quando Marina Berlusconi si rivolge al ministro della giustizia perché ha perso una causa civile, il giornalista almeno dovrebbe dirle: scusi, ma perché non fa appello? Io se perdo una causa ricorro in appello. Hai perso pure in appello? Ricorri in Cassazione, non al ministro della giustizia che è amico di tuo padre. Quando il ministro Alfano, alla memoria, parlandone da vivo, dice che il processo Meredith qualche magistrato deve pagare perché ha sbagliato, il giornalista non può chiudere le virgolette evitando di aggiungere: chi ha sbagliato? Ha sbagliato quello di primo grado o ha sbagliato quello di appello? Chi l'ha detto che quello che arriva dopo solo perché è arrivato dopo ha ragione e quello che è arrivato prima solo perché era arrivato prima aveva torto? Chi l'ha stabilito? Cos'è, una gara a chi arriva dopo? È un processo, non è mica una gara a chi arriva in ritardo. Quando dicono che il processo dell'Aquila, gli scienziati della Commissione Grandi Rischi che dissero alla gente: state tranquilli, tornate nelle vostre case, non ci sarà nessun terremoto, è un processo che viola la libertà scientifica, qualcuno dovrebbe spiegarglielo. Non stanno processando quei signori perché non hanno previsto il terremoto, li stanno processando perché hanno previsto che non ci sarebbe stato un terremoto, e la logica ci dice che se non puoi prevedere che ci sarà un terremoto, come cazzo fai a prevedere che non ci sarà un terremoto? Se non puoi prevedere, statti zitto. Invece quelli hanno previsto che non ci sarebbe stato, e la gente che da mesi a ogni sciame sismico usciva di casa per non finirci sotto si è tranquillizzata e quella notte ha dormito in casa e quella notte ci è rimasta sotto 307 persone grazie alle rassicurazioni della Commissione Grandi Rischi. È per questo che li processano, perché sono degli scienziati farlocchi, non perché non hanno previsto il terremoto, perché hanno previsto il che non ci sarebbe stato. Guardate che ormai è difficilissimo riuscire a raccapezzarci in questa disinformazione di massa, perché hanno raffinato delle tecniche di disinformazione che sono impossibili da decodificare se non c'è qualcuno che ti aiuta a decodificarle. Quando vi raccontano che a Bari ci sono state 100.000 intercettazioni contro Berlusconi, uno si spaventa. Il problema è che ci sono migliaia di giornalisti o sedicenti tali che continuano a ripetere che ci sono state 100.000 intercettazioni a Bari contro Berlusconi e nessuno che sia andato a verificare quante cavolo sono queste intercettazioni e se erano contro Berlusconi. Bastava alzare il telefono, l'ho fatto fare da un mio collega del Fatto Quotidiano, e chiamare la Guardia di Finanza di Bari: quante sono le intercettazioni? Risposta: abbiamo intercettato 15 persone. Ah, non 100.000, no, 15. Dice: Berlusconi c'era? No. Cioè, com'è possibile che l'hanno intercettato? È perché parlava con quelle 15. E chi erano quelle 15? Erano un pappone trafficante di cocaina e di prostitute. E i suoi complici e le sue prostitute. Un'inchiesta di prostituzione e di traffico di cocaina. 15 persone intercettate per mesi parlano con un sacco di gente e formano 100.000 contatti, che sono le telefonate in arrivo e in partenza da quei 15 dai telefoni di quelle 15 persone, le ambientali, cioè le cimici nascoste nelle case, negli uffici e nelle macchine. Ogni volta che io dico A è un contatto, poi faccio una pausa, poi nella stessa macchina io ho un altro, dice B, è un altro contatto. Ogni volta che uno ricomincia a parlare è un altro contatto. È così che si arriva a 100.000.
Eppure, sul Corriere della Sera, prima pagina, Panebianco ha scritto che è una follia 100.000 intercettazioni. Non sanno di ciò di cui stanno parlando. Non sanno quello che dicono.